Walid Khedira sì o Walid Khedira no? Nelle ore che precedono l'esordio ufficiale del Bari nella stagione 2023-24 contro il Parma in Coppa Italia, è questo l'interrogativo che tiene banco in casa biancorossa. Il centravanti marocchino è al centro di un intrigo di calciomercato. Nel primo pomeriggio di venerdì, sull'attaccante 25enne, c'è stata una nuova offerta del Cagliari che ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto, comprendendo un aumento di ingaggio per il giocatore. In serata è arrivato il sorpasso del Frosinone di Guido Angelozzi, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Valutazioni in corso da parte della proprietà. Michele Mignani, interrogato sull'impiego del giocatore contro il Parma, club a cui spetterebbe la metà del valore della futura rivendita di Khedira, risponde così. Io so quello che devo fare, io so che se la società mi dà la disponibilità di far giocare un giocatore, il giocatore è sano, io lo faccio giocare. Se la società mi dice, o il direttore mio mi dice, il giocatore non può giocare, io non lo faccio giocare. Vabbè. Io credo che Khedira, fino a quando rimane qua, possa essere considerato un giocatore del Bari. A me mi è stato detto che finché Khedira è qua è un giocatore come gli altri, quindi se Khedira sta bene non vedo perché non possa giocare. Nell'ultimo allenamento congiunto, vinto per 5-0 sul Gravina, Khedira è stato schierato in un tridente dinamico completato da Menez e Nasti. In caso di forfè del numero 11 contro il Parma, i due potrebbero essere affiancati da Moracchioli. Se Menez sta bene, perché ancora non è al 100%, e ancora un po' di piccoli fastidi, vediamo se ci sarà la possibilità di schierarlo dall'inizio oppure no. E Nasti invece sta bene. Poi abbiamo Schindler, abbiamo Moracchioli, questo è il nostro reparto offensivo in questo momento. Alla pattuglia di soluzioni per il reparto offensivo si è aggiunto intanto Giuseppe Sibilli, giocatore capace di svariare sul fronte d'attacco, che ha sposato il progetto Bari in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di promozione, arrivando dal Pisa. Sibilli è un giocatore, è un jolly offensivo che può fare tante cose ed è uno di quei giocatori che ha le caratteristiche per inserirsi nel nostro modulo di gioco, per cui siamo molto, molto contenti che sia qua con noi. Dopo la Coppa Italia sarà tempo di concentrarsi sullo start del campionato di B, ormai dietro l'angolo. Venerdì 18 agosto il Bari inaugurerà la competizione ospitando alle 20:30 il Palermo. Con quali obiettivi? Mignani risponde così. Il Presidente ha parlato di un obiettivo, che l'obiettivo è playoff. Io faccio fatica a stabilire un obiettivo. Poi mi rendo conto che si pensa sempre di provare a fare meglio, ma fare meglio dell'anno scorso significa arrivare primi o secondi in un contesto di classifica, oppure arrivare alla finale playoff